Buon pomeriggio a tutti, io spero che voi mi sentiate perché sono, diciamo, in una situazione come al solito di emergenza, in una pausa dei lavori dell'aula di Montecitorio, per cui se qualcuno mi dà un segnale sul fatto che riuscite a ricevermi bene mi fa piacere. Tra l'altro sto andando con le cuffiette, quindi insomma speriamo che funzioni e che mi possiate ascoltare. Come dicevo, siamo in una pausa dei lavori di Montecitorio, come succede quando trasmetto da qui, vi aggiorno anche sul lavoro che stiamo facendo. C'è in aula un provvedimento della Commissione Giustizia che è quello sulle class actions. È un provvedimento che si era discusso anche nella scorsa legislatura. Devo dire, la cosa molto particolare, verrebbe da dire divertente se non fosse drammatica, è che si sta verificando in aula un siparietto estremamente interessante, nel senso che c'è un deputato del Movimento 5 Stelle della Commissione Giustizia che si chiama Colletti. Ora, che cosa sta facendo questo Colletti in modo molto particolare? Ha presentato una serie di emendamenti a sua firma per modificare il disegno di legge che è stato portato in aula dalla Commissione Giustizia, in cui la Presidente è una sua collega, Giulia Sarti, una collega del Movimento 5 Stelle. Quindi è già strano che un deputato del Movimento 5 Stelle della Commissione Giustizia presenti in aula degli emendamenti per cambiare una legge che il suo partito sta portando in aula, perché diciamo così, non siamo abituati a vedere dei dissidenti del Movimento 5 Stelle, loro sono sempre tutti d'accordo, sono sempre militarmente organizzati. Allora, che cosa fa Colletti? Parla in aula contro il disegno di legge portato appunto dalla Giulia Sarti, dalla Presidente della Commissione Giustizia, e poi non vota, cioè per non far vedere che appunto, per non lasciare traccia di un voto contrario al suo gruppo parlamentare, Colletti non vota. E quindi la cosa stranissima che sta succedendo è che ci sono emendamenti che quindi vengono votati e vengono respinti con 0 voti a favore. Cioè, il tabellone si accende completamente di rosso, che è una cosa stranissima perché naturalmente di solito almeno il proponente dell'emendamento vota a favore del suo emendamento. E infatti, ovviamente, da più parti in aula si stanno sollevando delle perplessità, delle lamentele per il fatto che sembra praticamente che Colletti abbia paura di votare contro il suo gruppo e quindi, come dire, in un certo senso tira il sasso e poi ritrae la mano. Ma devo dire, è anche una cosa abbastanza umiliante per l'aula di Montecitorio, perché che noi si voti qualcosa dove tutti sono contrari e nessuno è favorevole, quindi neanche risulta la paternità, diciamo, dell'atto, dell'emendamento che viene messo in votazione, è veramente molto strano. Però questo, guardate, secondo me è uno dei vari modi con il quale il Movimento 5 Stelle prova a delegittimare il Parlamento, a umiliare l'aula, a umiliare i lavori parlamentari. Voi sapete che Casaleggio ha detto, no, che un giorno il Parlamento non sarà più necessario e Grillo dice che i parlamentari possono essere sorteggiati. Ecco, quando il Parlamento viene ridotto a una macchietta, a un posto dove si vota tutti contrari, non si sa neanche chi è il padre o la madre del provvedimento, dell'emendamento per il quale si vota, devo dire che anche la funzione parlamentare diventa, diciamo, esercitare la funzione parlamentare che dovrebbe essere un alto onore, un altissimo onore, anzi una responsabilità tra le più importanti che si possono avere nella vita, diventa quasi, quasi umiliante. E devo dire che la vita nell'aula di Montecitorio con questo governo, insomma, offre questi spunti di riflessione molto triste. Devo dire che per il resto non è che le cose vadano molto meglio. Io voglio segnalarvi la pantomima che si sta avendo in questi momenti sulla manovra finanziaria. Voi ricordate che soltanto la settimana scorsa c'era stato questo grande annuncio del DEF, no? Della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza con il deficit al 2,4% che doveva essere fatto al di là di ogni resistenza dei mercati e che bisognava, insomma, fare le cose che voleva il popolo. E quindi l'annuncio poi dal balcone di Palazzo Chigi con i parlamentari con le bandiere, una cosa che se non fosse stata preoccupante sarebbe stata anche ridicola. Ma dobbiamo dire che le cose sono andate anche peggio del previsto, perché come ci aspettavamo tutti, naturalmente lo spread è schizzato oggi.
di nuovo ha ballato intorno ai 300 punti. E io ricordo che lo spread sono i soldi che noi italiani dobbiamo tirare fuori dalle tasche per pagare un maggiore interesse sul debito pubblico, un debito pubblico molto importante come quello che ha l'Italia. Quindi non è che questa cosa, come ha detto qualcuno, è dovuta, che lo spread salga, è dovuta alle dichiarazioni del commissario Moscovici o di qualcun altro. Si tratta molto banalmente del fatto che i mercati, i risparmiatori, le grandi istituzioni finanziarie ci prestano i soldi e naturalmente meno sembra sicuro che noi li restituiamo, più interesse vogliono, perché chi rischia su un debitore, diciamo così, capriccioso, su un debitore inaffidabile, vuole essere remunerato nel suo investimento in modo più importante. Per cui è chiaro che quando si dice noi facciamo un indebitamento molto forte, cioè al 2,4%, e peraltro ci indebitiamo non per fare degli investimenti o una spesa produttiva, ma ci indebitiamo per sostanzialmente fare delle, diciamo, per dare dei sussidi, no, per coprire un condono fiscale, quindi indebitiamo il paese per consentire a qualcuno di non pagare le tasse, oppure semplicemente per stare a casa senza lavorare. È evidente che posto il nostro livello di indebitamento, posto questo ulteriore deficit, i mercati dicono: beh, ma chissà se gli italiani riescono a restituirci i soldi. E quindi parte dell'indebitamento, diciamo del deficit che si vuole fare, servirà di fatto a pagare maggiori interessi sul debito. Quindi sono soldi che ci togliamo dalle tasche, che avremmo potuto spendere sulla scuola, sul dissesto idrogeologico, sulla sicurezza, e che invece diventano interessi per chi ha i titoli pubblici del debito italiano, senza contare il fatto che perdendo di valore il debito, perdono di valore, diciamo, anche le banche vanno in difficoltà perché si devono ricapitalizzare. Avete visto che anche la borsa ha avuto delle importanti diminuzioni legate proprio al fatto che le banche hanno in pancia i titoli pubblici italiani, e quindi quando i titoli pubblici perdono valore, le banche naturalmente perdono valore in borsa e si bruciano fior di miliardi. In questo modo. Beh, insomma, dopo tutta questa pantomima, in realtà quello che è successo è che noi questa nota di variazione al DEF ancora non l'abbiamo vista. Di fatto, dopo questo annuncio, il balcone, le bandiere, eccetera, pensate che il povero ministro dell'economia Tria è andato a Bruxelles alla riunione dei ministri dell'economia e a un certo punto se n'è dovuto scappare. Un po' perché non aveva niente da dire ai suoi colleghi, nel senso che il documento non ce l'aveva in tasca. Un po' perché bisognava scriverlo questo documento, quindi l'hanno chiamato di gran carriera a Roma. E quindi quello che sappiamo è che in questo momento di fatto stanno riscrivendo che quel 2,4% di indebitamento, di deficit, per i prossimi 3 anni probabilmente non sarà così, ma avremo forse solo il deficit del 2,4% soltanto per il 2019. Tra l'altro la Commissione europea ha già detto: ma guardate, per noi questa non è una grande differenza, perché noi comunque vi misureremmo sul deficit 2019, quindi quello che prevedete per 2021 ci riguardava abbastanza poco. Quindi una situazione davvero incredibile. Unite a questa situazione tutta la tematica legata a Genova, ricordate che nel 14 agosto c'è il crollo del ponte, siamo oggi al 3 di ottobre e ancora non sappiamo chi è il commissario, se sarà questo Claudio Gemme che prima è stato indicato, poi si è detto che era in conflitto di interessi. Insomma, in sostanza, di fatto a Genova non è successo nulla. Aggiungo un'ultima cosa prima di chiudere, perché poi appunto devo correre in commissione esteri, dove mi aspettano alle 14:30, quindi tra 11 minuti circa. Io voglio ricordare il caso di Mimmo Lucano, sapete, sindaco di Riace, una delle persone che ha fatto dell'accoglienza e dell'integrazione una regione di vita, che sapete è stato indagato e anche sono stati disposti gli arresti domiciliari per alcune violazioni della legge. C'è stata molta discussione, naturalmente si è parlato molto di questo perché a Riace si è impostato un modello di integrazione e di accoglienza estremamente importante. Naturalmente si è visto diciamo, questo atto giudiziario, questi arresti nei confronti di Mimmo Lucano come un attacco a quel modello. Ora io penso che noi dobbiamo rigorosamente rispettare quelle che sono le decisioni della magistratura e sperare che appunto Lucano venga scagionato da tutti gli addebiti. Certamente va rimarcato il fatto che si sia stabilita una misura, diciamo così, detentiva per quanto domiciliare,
E qualcuno giustamente ha detto forse si poteva indagare anche senza disporre, diciamo, una misura di privazione della libertà. E quindi prendo anche atto che effettivamente poi c'è una possibilità anche di tarare quelli che sono i propri comportamenti, però certo appunto io penso che la cosa migliore sia, da riaffermare, sia quella di riaffermare appunto che le cose che sono, che diciamo che le intenzioni di Lucano sono sicuramente intenzioni importanti e nobili, e credo che un modello di integrazione, di convivenza debba essere provato. Dopodiché, naturalmente, io capisco che qualcuno dice la disobbedienza civile fa parte della tradizione della sinistra, però penso che noi avremmo, come dire, dobbiamo sempre cercare sempre di rispettare la legge e magari di modificare le leggi quando le leggi non vanno bene. Ci sono leggi come la Bossi-Fini che non vanno bene e che probabilmente è il caso di cambiare perché sono leggi che producono clandestinità. Ma certo, noi adesso siamo anche in situazioni, diciamo così, peggiori, però io, ecco, quello che penso è che, diciamo, la mia idea è che non si possa, diciamo così, considerare la giustizia giusta soltanto quando attacca l'avversario politico e d'altro canto, e quindi la stessa giustizia che, diciamo, indaga su Salvini per reati gravissimi legati alla 18, io la rispetto e quindi rispetto anche la magistratura che indaga su Lucano. D'altro canto, questo non mi impedisce di dire che però il tema dell'integrazione, il tema dell'accoglienza è un tema importante che sicuramente Mimmo Lucano, per un riconoscimento generale, aveva fatto, diciamo, di questo una ragione di vita, uno sforzo estremamente importante. Per cui, sicuro, da un lato magari si può non giustificare i mezzi, ma quelle finalità erano sicuramente finalità importanti e finalità che ci pongono davanti a dei quesiti estremamente profondi e, diciamo, sostanziali per la nostra, per il nostro paese, per la nostra comunità, per la nostra vita civile. Sono le 14:23, come al solito io ho occupato quasi tutti i miei 15 minuti. Io naturalmente vi chiedo di condividere il video che resterà di questo nostro, di questa nostra diretta sul sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e naturalmente sul canale YouTube. Spero di riuscire a trovare il tempo per essere in diretta anche domani, ma insomma vi ringrazio moltissimo per avermi seguito quest'oggi e insomma a presto, se non è domani, al limite sarà venerdì. Ciao a tutti, grazie.